arriba, sabe? Cari concittadini, autorità militari, civili, religiose, cari rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, caro Sindaco dei Ragazzi e dell'Istituto Comprensivo Matilde di Canossa, un sincero saluto e un sentito ringraziamento per essere qui oggi presenti per ricordare una triplice ricorrenza celebrata nella giornata del 4 novembre, l'anniversario della vittoria italiana nella Grande Guerra del 15-18 che determinò il completamento del processo di unificazione del nostro paese, il giorno dell'unità nazionale così conseguita e la festa della Forza Armata, che sono state protagoniste del formarsi dell'Italia unita. La giornata di oggi ci sembra quest'anno più attuale che mai e maggiormente densa di significato. Questo perché è dalla fine di febbraio che si combatte e si muore nel cuore dell'Europa e nell'Ucraina. Sono passati molti, troppi mesi senza che si intraveda uno spiraglio di risoluzione
Eppure, come detto pochi giorni fa dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la pace continua a gridare la sua urgenza. Una pace giusta, fondata sul rispetto del diritto internazionale e sulla libertà e la libera determinazione del popolo ucraino. Cari ragazzi, cari concittadini, non vogliamo e non possiamo abituarci alla guerra. Ecco perché, a distanza di tanti anni, vedo ancora un grande senso nell'onorare questa giornata, per lasciarci interrogare su quanto accaduto e credere che è proprio dando voce alla memoria che si può continuare a rigettare fermamente ogni forma di guerra. E quindi mai come oggi la commemorazione del 4 novembre rappresenta una occasione preziosa per fermarci a riflettere sul senso della guerra, sempre ingiusta e disumana. È una riflessione che deve rafforzare in noi, caro Sindaco, la volontà di coltivare la pace, il rispetto per gli altri e la democrazia nella vita di tutti i giorni. A tutti i rappresentanti delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, che qui abbiamo ben rappresentato dal comandante della stazione locale, della nostra stazione locale, maresciallo Silvia Zonetti. Abbiamo una rappresentanza anche delle nostra polizia locale oggi qui. Quindi a tutte le forze armate, all'Arma dei Carabinieri, rivolgo il ringraziamento dell'amministrazione comunale, il ringraziamento mio personale, di tutto il consiglio comunale e di tutti i cittadini di San Benedetto Po, sia per averci onorato della vostra presenza oggi, sia per la dedizione con la quale adempite ai vostri compiti. Un sentito grazie anche all'Associazione Nazionale Carabinieri, che non è qui presente ma ci ha accompagnato fino a Portiolo oggi, poi per impegni non sono qui, ma vanno un doveroso ringraziamento, va anche loro insieme alla Protezione Civile, che sono sempre al nostro fianco, pronti ad aiutarci in ogni momento di necessità, e a tutti i rappresentanti delle associazioni dei combattenti, dei reduci, alle associazioni d'arma, degli invalidi civili e del lavoro, alle autorità militari, religiose e civili. Religiose abbiamo qui Don Stefano, che poi darà anche dopo la Santa Messa una benedizione, e voglio ringraziare tutti i nostri parroci, oltre a Don Stefano anche Don Enea e Don Albino. Ringrazio la dirigente scolastica, dottoressa Donatella Gozzi, e la professoressa Serena Rossi, referente del Consiglio Comunale dei Ragazzi, e tutti gli insegnanti della nostra scuola, per la sensibilità che sempre mostrano, e tutti voi genitori che avete accompagnato i vostri figli qui oggi. Un grazie particolare va all'Associazione Musicale Poliromiana per l'ottimo accompagnamento musicale, a cominciare dal suo presidente Nicola Coraini, e poi alla voce abbiamo Silvia Novellini, alla chitarra Mirko Bonfante e alle percussioni Nicola Carra. Grazie ancora per la vostra partecipazione alle nostre manifestazioni pubbliche e soprattutto alle nostre ricorrenze. E infine un grazie a tutti voi, cari concittadini, per la vostra sempre calorosa e numerosa partecipazione. Viva la nostra Italia, unita e democratica, e viva le sue forze armate, strumento di pacificazione. Buona domenica a tutti. Ora facciamo
intermezzo musicale, poi andiamo, Don Stefano dov'è che non lo vedo più? Don Stefano, diamo la benedizione e al del monumento e al discorso dei nostri ragazzi. Generale, dietro la collina ci sta la notte cruca e assassina, in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli venuti al mondo come colline, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Generale, dietro la stazione, lo vedi il treno che portava il sole, non fa più ferma, neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare, e la guerra è bella anche se fa male, e torneremo ancora a cantare, a farci fare.